Siamo qui oggi con l'onorevole Luigi Gallo per parlare di nuove iniziative che potrebbero portare un minimo di ripresa ai giovani e ai nostri comuni. Parliamo di servizio civile digitale. Che cos'è questo progetto? È una grande opportunità per i giovani, eh, si parte con mille eh, giovani coinvolti nel servizio civile digitale che permetterà a, a chi è più competente con i PC, con il mondo del web, gli smartphone, a dare una mano a chi non lo è. Sia le pubbliche amministrazioni sia i privati, ma anche nella scuola possiamo pensare quante difficoltà i genitori hanno avuto con gli strumenti digitali, gli anziani che possono adesso pagare eh, le proprie bollette o avere dei servizi dal comune attraverso gli smartphone, però serve qualcuno che li aiuta. Parliamo di un'Italia che secondo gli ultimi dati è sempre più arretrata per quanto riguarda la digitalizzazione. Quanto un progetto del genere può aiutare questo processo? Può aiutare molto perché eh, per il piano con i fondi europei di Next Generation si partirà proprio a luglio, nei prossimi mesi, con i finanziamenti sul digitale. Si parla di banda larga, si parla di formare i giovani, anche eh, eh, i lavoratori che devono trovare occupazione sul mondo digitale. E quindi questo è un processo, ci sono 60 milioni per 9.700 giovani nel campo del servizio civile digitale, nel PNRR ma ci sono anche le misure per la banda larga per arrivare sia nei comuni sia nelle abitazioni private che nelle scuole. Favorirà anche l'occupazione giovanile? Favorirà l'occupazione giovanile si innesterà con delle misure che ci sono nelle leggi di bilancio. Noi abbiamo il 100% di decontribuzione per eh, tutti i giovani sotto i 36 anni, per le assunzioni di tutti i giovani sotto i 36 anni e anche il 30% di contribuzione al sud, quindi nelle regioni del sud chi viene assunto qualsiasi età avrà questo sconto per l'occupazione. Quindi le imprese sono agevolate. Bisogna partire con, su. Sulle nuove skill, sulle nuove, eh, sulle nuove direzioni che sono il green e il digitale, che significa qualità della vita rispetto alla quantità dei prodotti.